Con Eros Capecchi, come stai dopo la caduta alla Vuelta a Catalunya? Potrei stare meglio, sai, le cadute sono sempre cose da evitare, però purtroppo fanno parte del nostro sport e quindi ho imparato che quando si cade però non ci si rompe niente, quindi dopo poco si può ripartire, sempre una cosa positiva, tra virgolette. Io ho solo una forte contusione a cresta iliaca, però sono riuscito a risalire in bici subito, quindi no, non ha compromesso niente a parte la corsa che stavo facendo. Com'è andata in quel momento? Ce lo puoi raccontare? Ma niente, c'era la volontà di risalire in bici subito, però sono stato bloccato dai medici della gara che hanno visto un forte versamento e mi hanno voluto far andare direttamente in ospedale, ecco, per accertamenti. Ok, quali sono adesso i prossimi impegni, insomma, dopo la convalescenza, se la possiamo chiamare così? Andrò domani, partirò per Tenerife, farò uno stage in altura fino alla Liegi e poi correrò a Romandia e successivamente il Giro d'Italia. Ecco, però tornando in terra d'Arezzo, hai voluto essere vicino agli atleti speciali che tra poco affronteranno proprio in questa città i giochi nazionali di Special Olympics. Un bel messaggio. Ma sicuramente è sempre bello partecipare e prendere parte a queste cose e per quanto possibile sostenere questi ragazzi che vedendoli competere da una grandissima carica e fa veramente capire il senso della vita e te lo fa apprezzare moltissimo. Ecco, quindi accetto sempre questi tipi di iniziative perché sono molto vicino a questi ragazzi. Ecco, ti porterai il loro messaggio con te. Certamente.